È difficile, la fotografia è un fenomeno complessissimo, sfaccettatissimo, non ci sono mille tecniche, mille modi di esprimersi, non voglio dire linguaggi perché non credo sia la parola appropriata, è uno strumento dall'uso variegatissimo. Si fanno le fotografie con gli smartphone, si fanno le fotografie pubblicitarie, si fanno le fotografie documentarie, di moda, le fotografie d'arte. Ce n'è per tutti, è uno strumento tra i più versatili e neutrali in realtà, quindi è difficile avere un'idea di fotografia tanto vasta, è un fenomeno incontenibile. L'estetica è fondamentale in fotografia perché è quella con cui veicoliamo il messaggio, eppure si tende a trascurarla, cioè a far finta che non ci sia, perché la fotografia è un problema. La fotografia è sempre un po' troppo trasparente. Vero, noi in fotografia, prima di vedere la fotografia, guardiamo l'oggetto fotografato, quello che i tecnici chiamano il referente. E questo rapporto, tutto sommato, sempre abbastanza diretto con l'oggetto fotografato, ci rende vittime della manipolazione che si può fare attraverso l'estetica. Quindi un oggetto fotografato in un modo o in un altro, e quindi lo stesso soggetto, può assumere significati completamente diversi. E qui interviene l'abilità del fotografo, dello stampatore e quant'altro per connotare esteticamente l'oggetto. La fotografia non è mai neutrale, è sempre uno strumento di rappresentazione del reale. Una montagna nella realtà non ha alcun significato, è semplicemente un oggetto che sta lì. Nel momento che ne facciamo una rappresentazione, una qualunque, un disegno, una fotografia, un quadro, un film, quell'oggetto assume un significato diverso, però è il significato della rappresentazione, non è il significato dell'oggetto. In fotografia noi abbiamo il problema che quasi tutti si dimenticano che stanno guardando una rappresentazione e quindi pensano che ci sia un significato nell'oggetto quando in realtà non c'è. Ma no, di morti non li voglio conoscere, sono tutti vivi quelli che mi piacerebbe conoscere. Mi piacerebbe conoscere Hiroshi Sugimoto, anche Andreas Gursky. In generale mi interessa un certo filone della fotografia che è praticato da molti e che è un filone un po' più contemporaneo. Diciamo, non mi interessa molto la fotografia classica. Anche se io poi uso una tecnica estremamente classica, però è solo la tecnica ad essere classica. La fotografia, secondo me, è più nuova e più è bella. La fotografia degli ultimi anni è più interessante della fotografia di tanti anni fa. Ci sono tanti gli autori contemporanei, sono tutti estremamente interessanti. Ma a me non interessano gli apparecchi, ne uso di assortiti a seconda di quello che mi serve di fare. Ho fatto dei meravigliosi video col telefonino, poi uso il grande formato se devo fare le stampe grandi, 35 mm mi stampo antipatico, però insomma ce ne sono talmente tante macchine, ognuno si usa quel che serve. Io riprenderei in uso la pellicola aerea, quella da 5 pollici, 50 metri, con un bel motorino in modo da fare una sorta di banco ottico con gli scatti a raffica, ma insomma, non si può fare. È importantissimo guardare le stampe con qualunque tecnica siano state realizzate perché la proiezione o la visione sul monitor hanno effetti completamente diversi, a livello proprio sensibile, sensoriale. Non dimentichiamoci che noi guardiamo delle immagini che sono estetiche, trasmettono quello che hanno da trasmettere attraverso la visione. Quindi il mezzo di visione, il tramite, è estremamente importante. Quindi deve essere specifico, non si può guardare sul monitor una cosa che è pensata per essere stampata e viceversa, chiaramente, se una cosa è nata per girare su un monitor non ha senso guardarla su una stampa, se una cosa deve essere una proiezione di larga scala va guardata in quel modo lì.
Noi abbiamo preso un brutto vizio con la televisione, che non abbiamo più il senso della scala, no? Può essere grande, può essere piccolo, puoi zoomare col telecomando. Sono tutte cose assurde. Un tempo il cinema nasceva per degli schermi di certe dimensioni, per un certo tipo di rapporto fisico con l'immagine. Lo stesso vale per la fotografia, per la pittura, per quant'altro. Nessuno può dire che guardare una riproduzione su un libro è come guardare un quadro, l'originale che sta al museo. Sono esperienze sensoriali diverse, trasmettono contenuti diversi. Quando invece, se parliamo di cose più tecniche, possono esserci le texture della carta, di queste cose qui, a me di solito non interessano personalmente, perché io non amo la fotografia pittorica, cioè non amo gli effetti di superficie, non amo quelle tecniche di stampa o di interpretazione dell'immagine che spostano l'accento dell'osservatore sul fotografo e sulla tecnica. Quindi io uso la carta meno materica che c'è, personalmente. E poi però, sì, la materia è suggerita, ma quello è più tecnico, il discorso, il microcontrasto, quelle pellicole che usi, come le tratti. Però non credo si possa fare tanto questo discorso, se non appunto relativo a qualche materiale specifico che io personalmente non amo e non uso. Qualche mare di Sugimoto mi sarebbe piaciuto scattarlo. Qui non posso dire molto di più perché è una delle poche foto che mi piacciono senza riserve. Normalmente le foto a me non mi piacciono. Quindi guardo le foto, mi incuriosiscono, eccetera, eccetera. È rarissimo che mi piacciono le fotografie, pure le mie. Non sono mai contento, né del mio né di quello che fanno gli altri. Faccio le fotografie sperando di riuscire a fare prima o poi qualcosa che mi piaccia veramente. La fotografia si sta allargando sempre di più. Pensare che il campo del fotografico sia stato esplorato è una cosa che non ha senso. Noi abbiamo un fenomeno in continua crescita come mezzi, sistemi di diffusione, sistemi di condivisione, modalità di fruizione, che crescono a dismisura. Pensare che di fronte a questa crescita delle possibilità d'uso siano finite le possibilità comunicative non ha senso. La fotografia avrà da dire ancora per secoli, immagino. Artisticamente la fotografia in qualche modo è stato uno strumento cercato. Allora, la camera oscura è un'invenzione probabilmente araba dell'11o o del XII secolo. Così come c'erano già prima le varie camere oscure per disegnare o la camera lucida, cioè l'idea di uno strumento che potesse consentire un certo tipo di relazione molto diretta con l'oggetto da rappresentare è stato sempre cercato per secoli. Poi a un certo punto è arrivato, ma è arrivato l'altro ieri, cioè 150 anni. Ora l'abbiamo voluto per secoli, ma dopo 150 anni è finito, no, abbiamo appena cominciato. La fotografia digitale al momento è estremamente primitiva, con una serie di incongruenze tecniche, colli di bottiglia, sistemi che non funzionano. Ha da fare molta strada per raggiungere alcune cose che adesso non sono alla sua portata. Non è tanto un discorso di definizione quanto di gamma dinamica. La pellicola ha una gamma dinamica estremamente più ampia di quella del digitale, migliaia di volte superiore, e questo è un grosso handicap del digitale. E poi funzionano in maniera completamente diversa. La fotografia ha un'informazione per unità di superficie e quindi è intrinsecamente facilmente ingrandibile. Quindi io posso effettivamente fare un negativo di una certa misura e stamparlo di altre varie misure, mantenendo la coerenza dell'informazione. Nel file digitale non ci sono alcune informazioni sullo spazio, sull'area occupata. L'informazione digitale è per punti. Nel momento che io trasformo quei punti, arrivando a mettere su una stampa, sto inventando letteralmente la superficie. Cioè, l'area occupata dall'inchiostro è creata da un algoritmo di calcolo, non è più fotografia. Quindi questo è un grosso problema. E per risolverlo dovranno fare i sensori astrati e a quel punto saranno gli algoritmi di calcolo per riempire la superficie saranno molto più semplici, molto meno irreali di quello che sono adesso.
Adesso come adesso la tecnica migliore digitale è quella della scansione dei negativi, soprattutto per chi faccia le stampe immagini di una certa dimensione, e difatti poi fanno tutti così. Chiaramente non con gli scannerini, quelli normali, ci vogliono quelli a tamburo. L'analogico, visto i limiti attuali del digitale, ancora molto lontani dall'essere superati, ha un grande futuro, ma poi non è... La domanda messa in questo modo crea un problema, cioè li metto in contrapposizione, digitale e analogico, nel senso che sono due strumenti diversi i cui usi si sovrappongono per una parte. Ci sono alcune situazioni in cui la tecnologia digitale è sicuramente, nonostante i suoi limiti, più comoda, più utile, più efficiente, ed altri in cui invece è vero tutto il contrario. Ci sono una serie infinita di occasioni fotografiche dove farle in digitale significa cercare guai. Cominciare dalle stampe grandi, che col digitale sono brutte, e poi la gamma dinamica, fotografare in luce naturale forti contrasti, col digitale è un problema. Che facciamo? L'HDR? L'HDR, ragazzi, è una schifezza. Cioè, ancora ci sono dei limiti grossi da una parte e dei limiti da un'altra. Quindi metterle in contrapposizione un po' non è molto sensato. I mezzi vanno usati per quelli che fanno bene. Per cui se uno fotografa di notte veloce e c'ha bisogno di 12.000 ISO, scatta con la digitale, funziona meglio. Però se fa un bel paesaggio in controluce col sole in macchina, no, sbaglia se usa la digitale. In a world gone shallow, in a world gone mean. I libri che cambiano la vita sono tanti, perché ogni libro che leggi in fondo un po' ti cambia. Parlando fotograficamente, credo che possiamo rimanere con un grande italiano, che è stato Anto Gilardi. I suoi tre libri, Storia sociale della fotografia, Storia infame della fotografia, poi tradotto una storia della fotografia pornografica, e Wanted, sono dei capisaldi, non solo come esplorazione storica, ma anche come approccio teorico all'immagine, perché hanno spostato il campo dal semplice fotografico, che poi in fondo è un po' sterile, all'uso sociale della fotografia. Quella cosa che dicevo prima, che la fotografia ha molteplici usi, molteplici scopi, molteplici funzioni, viene fuori bene nei discorsi di Gilardi, e viene fuori insieme a un approccio anche riguardo ai contenuti dell'immagine largamente condivisibile. Insieme a Gilardi poi forse bisognerà citare la Sontag, e i suoi testi sono importanti, e testi complicati però illuminanti, che sono quelli di Rosalind Krauss. Poi c'è un bravo editore italiano, che è Bruno Mondadori, che pubblica tutte queste cose, e quindi sono anche facili da trovare. Il libro invece che odio di più, lo posso dire, è quello di Roland Barthes, La camera chiara, perché Roland Barthes sarà stato un genio in tanti campi, ma la fotografia proprio non l'ha capita. La dolce vita di Fellini. La dolce vita di Fellini alla fotografia in bianco e nero è quasi un assoluto. È incredibile quello che sono riusciti a fare. È meravigliosa, insomma, mi ha commosso di quel lavoro, a parte il film che è bello, ma proprio la fotografia, insomma, è assolutamente geniale, credo insuperata per il bianco e il nero.